Ok, video di fine partita, Spal Regina 0-1. Matteo si riparte col sorriso. Ho come la sensazione di aver fatto l'amore con una bellissima ragazza. Sono molto contento. Ma non è vero, però, però non è vero che l'ha fatto. Per no, quello non è vero. Ecco. Però no, abbiamo vinto al Granillo, grande risultato. La Spal mi è piaciuta molto. Come ho detto a Match, finalmente ho visto una squadra. Alfonso da Nova in pagella. Spero che sia l'inizio di un 2023 che sia molto meglio del 2022, che ci possiamo salvare tranquillamente. Non è facile vincere al Granillo, la Regina è una gran bella squadra. Però abbiamo goduto, possiamo dire che abbiamo goduto. E quando vinci con un autogol è ancora più bello, una grande Spal, sono molto contento. E adesso sai a memoria con chi siamo la prossima? Con l'Ascoli. Alle ore? Sabato alle 14. L'abbiamo detto poco fa, però era agevolato. No, volevo vedere se è pronto, Nicola, dice che era tua. Era agevolato. Allora, grande Spal comunque. Allora, vittoria, devo dire, insperata fino a un certo punto, perché diciamocelo pure che inizio partita in pochi pensavamo nell'1-0. Però devo dire, insomma, risultato veramente insperato, risultato che si accoda tra l'altro ad altri risultati, di vero, che non ci aspettavamo. Perché Perugia. Vedi, Perugia poi ha pareggiato. E Cittadella, per esempio, e tutto il resto, quindi non rimane altro che essere qua, dove facciamo? Qua, vabbè, qui giù, la settimana prossima, ore 14, per l'appuntamento contro l'Ascoli. E comunque, Matteo mi darà ragione, diamo loro il merito che anche la presenza femminile ha portato bene. Venite, diamo loro il merito a Carlotta, che secondo me è nella top 5 delle ragazze più belle di Ferrara. Poi abbiamo anche Federica. Grazie. Volete darci anche un vostro commento al sabato, perché non è una domenica, è un sabato. Sì. Federica nella top 5 dagli anni 30-40. Dai, Agnelli, interroga con una domanda pepata. No, ma se la fai tu a noi la domanda. Esatto, siamo noi a farle. Allora, cosa vi è piaciuto della Spal oggi? Beh, Alfonso ha giocato molto bene, diciamo che ha avuto in pugno anche lui la partita, diciamo. Sono Per me è stata una squadra molto unita e sicuramente iniziare così il girone di ritorno sono tre punti molto importanti e speriamo che si continui così. E De Rossi che impatto ha avuto nella partita secondo voi? Buono, dai. Buono. Sì, secondo me ha fatto rilevante. Si è vista la sua mano oggi, secondo me. Sì, anche i cambi, secondo me, sono stati azzeccati. Sì. Lascio parola a voi. No, l'appuntamento è per sabato prossimo. Sabato ore 14. Ore 14 alle 2 del pomeriggio, sempre alle 2. Sul 19 alle 2 e poi basta, dopo. Poi basta, ci siamo. Diamo troppo i numeri. Ok. Ciao a tutti. Ciao.